pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ciao Marco, con il salto addirittura ora siamo, no? Oggi siamo carichissimi. Allora, bentornati a tutti al nuovo appuntamento con il pronto soccorso digitale, l'appuntamento con la tecnologia e il mondo virtuale. Anche oggi siamo prontissimi a rispondere, anzi Prof 2.0 è prontissimo a rispondere a tutte le vostre domande e a stupirvi con le novità del momento, per cui per le prossime puntate vi ricordiamo che potete scriverci, contattarci sulla nostra mail unomattinainfamiglia@rai.it oppure scriverci su Twitter o su Facebook sulla pagina Mattina Rai 1. Ma che brava, dove la trovo un'altra compagna così? Ma sei bravissima. Marco, prima che di bello, cominciare però la nostra rubrica, credo tu voglia unirti a me proprio nel fare gli auguri alla città eterna. Dunque facciamo Roma. Gli auguri Roma! Dal passato storico e dal futuro super tecnologico. Brava Roma, quanto sei bella Roma, è proprio bella Roma, bella. È bellissima, la città più bella del mondo, diciamolo. Vero. E comunque, allora, che cosa, con quale notizia vogliamo iniziare oggi la nostra rubrica? È una notizia molto importante, un po' per tutti, soprattutto per i giovani, perché secondo uno studio di Boston Consulting, che è un'azienda che si occupa proprio di questo, stima che l'evoluzione tecnologica distruggerà nei prossimi 10 anni più di 1,5 milioni di posti di lavoro solamente in Italia, e saranno molti di più nel mondo. Questo perché i robot, l'intelligenza artificiale, così come nella rivoluzione industriale hanno sostituito, le macchine hanno sostituito l'uomo con i lavori ripetitivi, adesso le macchine stanno incominciando, ovviamente quelle intelligenti, no? Le macchine più quelle che riescono a, come dire, a pensare al posto dell'uomo e a pensare esattamente come l'uomo, riescono a sostituire il modo in cui riescono a ragionare, no? Per cui oggi le macchine fanno grandi cose e questo porterà via parecchi posti di lavoro. E porterà via, quindi passiamo Marco da una notizia futuristica ad una notizia però realistica, cioè sì. Passiamo allo sportello digitale di oggi che si occupa di un documento davvero importante per tutti noi cittadini, la tessera sanitaria, perché sappiamo che se va persa insomma è un problema. Vero, guai. Allora, la tessera sanitaria peraltro è interessante perché sostituisce il codice fiscale e quindi ti permette di usarla per un mucchio di cose. Si possono prenotare visite, analisi e fare un mucchio di cose. Per richiedere il duplicato della tessera sanitaria non serve più andare a uno sportello fisicamente. Basta andare nel sito agenzieentrate.it, cliccare su tessera sanitaria e dopodiché scegliere come ricevere il duplicato, autenticandovi, ovvero dicendo chi siete, o con l'SPID o con il vostro codice fiscale. E quindi l'online serve anche per, come dire, per velocizzare questo tipo di cose, di relazioni con lo Stato, tra cui la tessera sanitaria. Evviva, un'ottima notizia, quindi addio, possiamo finalmente dire addio alle lunghe file burocratiche, anche se non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda, è caduto qualcosa, un cellulare, il cellulare di Camisani, ma andiamo avanti. Non possiamo dire addio invece per quanto riguarda le bufale, che ahimè quando pensiamo proprio a quest'ultima, beh, ci viene in mente subito Facebook, che è una fucina di notizie inventate che molto spesso però sono accreditate. Quando si dice che cade la linea. Esatto. Proprio, va bene, allora ci sono varie bufale e ce ne sono alcune. Allora, questa qui che gira parecchio dice che sostanzialmente per non sparire agli occhi degli amici, ovvero farsi vedere nella propria pagina Facebook, perché a volte quando sei amico di qualcuno non è detto che questo veda tutti i tuoi aggiornamenti, bisogna fare una serie di cose, quindi cliccare su messaggio, andare a scrivere delle frasi per farsi notare, eccetera. Questo in effetti in parte è anche vero, perché più interazione c'è con un amico, più Facebook vede che quell'amico è più interessante e ti fa vedere i suoi post. Tuttavia c'è un modo per ricevere sempre gli aggiornamenti degli amici a cui tieni di più, e si va sopra nel profilo dell'amico, ok? Poi si clicca su messaggio, dove ci sono le opzioni, e poi c'è amici più stretti, e se clicchi anche su ricevi le notifiche puoi ricevere sempre ed essere sicuro che la persona, che può essere un familiare a cui tieni, ti manderà le notifiche, cioè sarai aggiornato su quello che lui posta. Certo Marco, non posso non chiedermi come mi sia possibile, malgrado tanta informazione al riguardo, ci sia comunque ancora, non si possa comunque ancora
verificare subito, perché comunque abbocchiamo magari a qualunque cosa noi leggiamo. E, beh, comunque questo è un dato di fatto, e c'è una cosa però invece a cui dobbiamo credere, che non è purtroppo, ahimè, una bufala, ma è una cosa insomma che sta diventando davvero un problema grande, che riguarda un po' tutti noi e che comunque l'uomo stia in qualche modo distruggendo il pianeta in cui vive, il pianeta Terra. E tu, Marco, ci hai portato delle immagini, un video che fa veramente riflettere. Terribile, plastica dappertutto, fiumi di plastica, e una volta la si butta per strada, per terra, guardate cosa succede. La plastica non si deteriora, no? Cioè non, come si dice, non si biodegrada, no. Perlomeno quella normale, quella fatta con il petrolio. E quindi rimane, ci sono pesci incastrati nella plastica, insomma, è un grosso problema ambientale, dobbiamo fare tutti molta attenzione, perché alla fine il pianeta è nostro e non è virtuale, è reale. Quindi dobbiamo veramente riflettere su come ci stiamo comportando, che è un modo scomposto ecologicamente parlando. Quindi riflettiamo proprio su questo. E Marco, comunque, la cosa che magari può rincuorare in questo momento e far sorridere è sicuramente il tuo avatar, perché comunque grazie al cielo si muove su terreni virtuali, e muovendosi su terreni virtuali, danni non ne fa di certo. Mi mette l'imbarazzo, adesso vediamo cosa sta facendo, andiamo a vedere, dai. Simpatico. Marco! Non male, eh? Ho organizzato tutto io. Sono un digital wedding planner, cioè diciamo che è una professione che oggi ci si può inventare grazie al digitale, ovvero grazie a tutte le applicazioni che oggi sono disponibili è possibile aiutare gli sposi più o meno professionalmente con una serie di aiuti digitali. Per esempio c'è un'applicazione che si chiama Weddy, che si occupa di fare la lista degli ospiti, definire il posto a tavola, capire quali inviti sono stati spediti e ricevuti, se l'invito è arrivato, eccetera eccetera. Poi ce n'è un'altra che si chiama, vi faccio vedere, WedStyle, che è molto bella perché è una sorta di social network, è ricca di suggerimenti di ogni tipo. E l'ultima, caro Marco e cara Ingrid, che vi suggerisco nel caso in cui voleste cambiare mestiere, è Thank You Wedding. Guardatela qua. Permette addirittura di condividere con gli ospiti le foto di tutto, dei regali ricevuti, del grande giorno. E tutto questo in modo gratuito. E poi permette ovviamente di inviarle anche agli invitati. Per cui oggi, nel 2018, non è più necessario per forza usare penna e carta per organizzare un matrimonio, ma grazie alle app si può fare come me. E quindi diventare un grande wedding player. Planner, l'inglese. Allora ragazzi, forza quei tavoli, veloci con quei tavoli. Ciao Marco. Grazie Marco. Si dà da fare però, Era un po' più sobrio del solito questa volta. All'opera, ci piace, poi questi suggerimenti possono tornare comunque sempre utili. Ora invece andiamo a leggere la mail di Fiorella, che scrive: buongiorno, vorrei sapere come ci si può cancellare da un gruppo su Facebook e soprattutto se si può evitare che si venga iscritti senza essere avvisati. Grazie. Allora, purtroppo Facebook non permette di bloccare la possibilità di farti iscrivere anche involontariamente ad un gruppo. E questo è terribile, perché ti ritrovi sommerso da richieste, anzi ti ritrovi infilato dentro gruppi per cui non era previsto che tu lo fossi. Però si può sempre disiscrivere. Ecco. Come si fa? Adesso qui ho dei gruppi miei, vi faccio un esempio. Questo è il gruppo che uso con i miei studenti dell'università, per esempio. Si clicca sul nome del gruppo e poi eccolo qua sotto, abbandona il gruppo. Se non lo clicco, se no abbandono i miei studenti, non va bene? No, per carità. Però questo si può fare per ogni gruppo. Andate nella vostra sezione gruppi e lo fate per ogni gruppo. In questo modo vi togliete tutta quella, come dire, pattumiera di messaggi che arrivano così a caso. E adesso chiudiamo la rubrica di oggi con un'applicazione di stagione. È vero che la tecnologia ci può aiutare a seguire correttamente un regime alimentare, quindi a controllare anche, magari perché no, il nostro peso corporeo. Brava, ma soprattutto anche la qualità di quello che si mangia, perché a volte non è fondamentale. Non è solo una questione di peso, no? Perché a volte si sta bene anche un po' più, come dire, tipo un po' belli in carne, ma è una questione di salute. E allora ci sono delle applicazioni come questa, per esempio, che si chiama Yazio, che ti permette di
inserire tutto quello che mangi e calcolare una serie di parametri. Vedi, posso inserire il pranzo, la cena, eccetera, tipo stamattina ho fatto colazione e ho messo la mia colazione. In questo modo lui calcola le calorie e ti aiuta anche a dimagrire se vuoi dimagrire o a mangiare sano se vuoi semplicemente mangiare bene. Che come dicevi prima è fondamentale, quindi mangiamo bene e poi vabbè tutto il resto, chi vuole mangiare di più, ma perché? Ma perché no? Ma poi siamo in Italia, il cibo è buono, via, mangiamo. E la rubrica termina qui, ma diamo appuntamento a sabato prossimo con il pronto soccorso digitale. Vi ricordo sempre che se volete contattare Marco Camisani Calzolari, beh, basta andare sulla pagina Facebook cliccando il suo nome. Ripeto, Marco Camisani Calzolari. Grazie Marco.